Ragazzi, benvenuti in questa seconda giornata qui da Budapest. E inizia col botto, tempo spettacolare. Non fa neanche troppo freddo, stiamo prendendo i monopattini per andare nella città vecchia, ovvero Pest o Buda. Non lo so, mi confonderò tantissimo in questo video. Nome città vecchia? Buda. Esattamente là sopra. E si va a fare anche colazione. Là stanno facendo delle riprese per un film. E intanto noi monopattini ci stanno ciucciando tutti i minuti. Mannaggina. Boh, bellissimo, un film ambientato nel Medioevo. Quello è vestito da paggetto. Siamo riusciti ad arrivare sulla parte vecchia di Buda. E abbiamo fatto un giro più lungo perché c'era la troupe che ci bloccava il passaggio. E questa qui è la chiesa di San Mattia. Veramente fighissima. Colazione da Rusurm. Porca vacca, quante torte. Qui abbiamo una bella fetta l'addobbo storta. E invece questa qui ha un nome impronunciabile, con impasto a base di nocciole e la crema invece la vaniglia a base di brandy. Questa qua è la repa torta a base di carote e anche scorza di arancia e mandorle. Una torta strati che fa così significa che è lì minimo da un paio di giorni. Forchetta bene questa. La crema al cioccolato fa di Spagna che è secco. Non è male, però andrebbe trovata forse una pasticceria che la fa più buona. Questo bianco? Cioè è un merendino. Non capisco. Non ho idea. La crema è l'arancia. No. Probabilmente questa qui, che aveva l'aspetto meno estetico di tutte, è la più buona. Il pasto abbastanza denso, sapore di arancia, delicato. In questo momento ci troviamo nel bastione dei pescatori, dove c'è anche tutta la troupe con attrezzature e roba varia. Infatti non si può passare oltre. Prende il nome della corporazione di pescatori che era stata incaricata di proteggere questo tratto di mura della città. E sono presenti sette di queste torri che rappresentano le sette tribù magiare che si erano insediate all'inizio di in questo territorio. Comunque abbiamo fatto un check su Google e stanno facendo delle riprese per la serie Netflix The Last Kingdom. Non so se conoscete, boh. Ma se io ho cos'è l'account questo? Da quattro persone per Netflix. State tutti nella stessa casa? No. Allora dovete pagare. Abbiamo appena finito di visitare l'ospedale nella roccia con una visita guidata di 60 minuti circa. È molto interessante, sarebbe questo sorta di bunker che è stato utilizzato nella seconda guerra mondiale soprattutto come ospedale. Purtroppo all'interno non si potevano fare video, però molto interessante. Unico problema che adesso è l'una e l'ultima cosa che abbiamo mangiato è stata quella torta e io sto morendo di fame come al solito. Non mi riconosco in questi viaggi. Prossima direzione Mercato Centrale. Mercato centrale di Budapest. È una roba giga enorme e sarà questo oggi il posto dove consumeremo il nostro pranzo. Allora, solitamente questi mercati centrali sono una meta super gettonata fra i turisti, come a Firenze, Milano, Roma. Però effettivamente il cibo che si mangia qui dentro non è quello più originale possibile, però è buono. Lo confermo dopo aver mangiato il mercato centrale di Firenze. Quindi mangiamo più cose possibili. Stesso identico impianto del mercato centrale di Firenze. Al piano terra si trova frutta e verdura, macellai, salumieri, mentre al piano di sopra qui ci sono anche negozi di souvenir, vestiti e anche chioschettini street food. Non ce ne sono tantissimi, però vediamo quello che ci spiega di più e andiamo a assaggiarlo. Prima cosa che abbiamo preso qui al mercato centrale, super tipico ungherese, piatto proprio originalissimo ungherese, una quesadilla. Una? Quesadilla. Cioè? È una cosa spagnola. Ah, ottimo. È tipo questa piadina con il formaggio sopra, dentro, con all'interno ovviamente il mondo, prosciutto, feta, pomodoro, c'è tutto. Pagato con tre acque, 27 euro. Cioè, dopo, ma dietro un albergo c'è tanto, no? È tantino, eh! Crostina di formaggio all'esterno, piadina bella spessa. Cipolla cruda, peperoni crudi. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito a tutti. Nostro uovo. La piadina è un botto spessa. Allora, il sapore del formaggio abbrustolito sulla piadina. Biadina. Della biadina è buono. La cipolla cruda dentro sovrasta ogni tipo di gusto. A me disturba la piadina che non riesco a mangiare. È veramente gommosa. Ci sono un botto di ingredienti. Troppi. Ma non si capisce niente. È un devasto come il nostro vassoio. Agghiacciante. Cioè guarda che la discarica. La maialaia. Allora qui abbiamo un bel cono di cavolo con sotto sei salsiccette. Quante sono? E qualche salsiccetta e il bacon. Comunque questo dovrebbe essere ungherese, tipico street food. Un cono, un pane conoso. Cioè i nostri intestini
fuochi d'artificio. Esploderanno. Il 2009, secondo me sono tipo 7 euro. Allora, il primo prenderà una boccata di kraut. No, in realtà io si mangio più gole. Ma posso mangiare qui? No. Tieni, stai il diritto di scavarti, tieni. Che palle. Piccante. Si sente solo la salsiccia. I krauti sono i grandi assenti. Posso provare un altro morso? Vai, vai. Però non so come morderlo. Con i denti. Apri la bocca e poi la chiudi. Sanno di yogurt questi krauti. Non so se è un buono o un cattivo segno. Il pane me lo aspettavo molto più gommoso, invece si morde bene, il che poteva essere molto sgradevole, soffice. Bro, finisce, no? Questo è molto più buono rispetto al precedente. Forse mancherebbe di metterci qualche salsa. Noi l'abbiamo conservata quella di prima, quindi si godrà, siamo stati previdenti. Perché una è rossa e una è bianca? Perché una è piccante e una è normale. Questo verrà, me la mordo dopo, via. Il ragazzo è affamato. Ma si può. Per dire, è un panino divertente, il fatto che le salsicce scoppiano tra i denti. È complessivamente un panino ludico, divertente. Molto meglio della quesadilla. Questo è buono. Questa è roba buona. Prendete e godetene tutti. Ma se non ammire te lo finisci tutto nel cuore. 3, 2, 1, 1932. Oh! 99 non lo stavo per dire. Però stavi ascoltando. Ci stiamo? Posto. It's usual. Buon appetito. Aspetta, faglielo vedere, lo voglio vedere. È bello rossiccio dentro. Salsiccia proprio ungherese doc. Oh, grazie. Non sa di buono. Carne, sa di te alla pesca. Sa di te. Senti. Buono e unto. Sa di quello che dovrebbe sapere, secondo me. Cioè, sa di quello che sembra. No. Secondo me queste patate rosse sono buonissime. Paprika e patata. Questa salsiccia forse è una delle più buone che ho assaggiato in giro per l'Europa. La pellicina all'esterno non è croccante, plasticosa. Non ti scoppia tra i denti. Esatto. Peccato. Un sapore docile perché è saporita ma sta bene in bocca, non è che scalpita. Molto molto bene, Drusilla. Su. No. No. Era un chilo di... È una senape potentissima. Ammazzi. No. È sapone. È wasabi. È gassosa questa senape. Inquadra me che mangio la senape con la salsiccia. Quindi questo mercato centrale poteva andare meglio. Sì, dai, mi aspettavo molto più street food, molto più bancarelle dove mangiare cibi già, insomma, che te li preparano sul momento. Invece ce ne sono 5 o 6, niente troppo eccessivo. Oh, adesso continuiamo con il tour per la città e magari se trovo qualcun altro a giro. Cioè, aspetta, bisogna sapere quanto costa nella realtà e la conversione, perché se no non ci si capisce. Cazzo. La situazione è questa: da quando siamo arrivati qui a Budapest si sono sempre incontrate persone per strada che cercavano di venderci AirPods, iPhone, e adesso ci siamo chiesti dov'è la truffa. Vediamo, cioè siamo curiosi. Ora ci picchiano, ci prendono a botte. Ehi, iPhone 4 Pro Max. Che canto mi dai? È successo questo, cioè inizialmente costava 800, poi lui gli ha offerto 400 e gli ha detto che andava bene e siamo scappati. Sicuramente c'è un mattone dentro, scatola in celofanata, tutto per bene, ci sta guardando. Perciò se qualcuno di voi sa la truffa che c'è dietro, siamo curiosi di scoprirlo, scriveteci nei commenti. Siamo arrivati al Parlamento di Budapest, che ha una lunghezza di 268 metri, un'altezza come la cattedrale di Santo Stefano qui a Budapest di 96 metri. Ci sono circa una trentina di ingressi, stile neogotico. Veramente molto appariscente. Com'è? Molto bello. Pulito. Veramente chapeau per la landscape di Budapest. Specialmente adesso che c'è la Golden Hour. Adesso vogliamo andare là. Dove siamo? Dove siamo? Dici dove siamo. Siamo sull'isola Margherita. Un'isola che è il corrispettivo dell'isola Tiberina... sull'Ete, okay. Sul Tevere, cerchiamo di rimpolpare. Si tratta di una isola romboidale che taglia in due il Danubio. Ok. Ma si dice romboidale? Sì, c'è una parola. Su questa isola non c'è più di tanto, ci sono verde, alberi e un botto di piscine. È un centro sportivo spettacolare. Carico di fuoco. Queste capelle GL. Che va un botto da piscine.
Rimani non è I'm full. Pussy. Questo è il famoso pialling. Altra meta obbligatoria per quanto riguarda lo street food qui a Budapest: Caravan, uno spazio proprio nel centro della città di Pest, dedicato interamente a track street food. E si dà il caso che sia esattamente di fronte a dove stiamo alloggiando. Perciò andiamo a vedere cosa riusciamo a trovare. Ci sono i classici langos che voglio mangiare stasera a cena, gli hamburger, i dolci quelli a ciminiera, c'è un po' di tutto. Per fortuna questo dolce proveniente da Transilvania è anche soprannominato il camino dolce, perché il nome originale è praticamente impronunciabile. Potete capire anche voi il perché. Cioè, è fantastico. Si tratta di questo impasto arrotolato su questo cilindro di legno e poi fatto abbrustolire girandolo sui carboni ardenti. È fantastico questo stand perché questi rotoli li fanno di continuo. Ogni volta che c'è un cliente nuovo lo fanno sul momento direttamente, quindi te lo puoi gustare caldo caldo. E niente, questo impasto arrotolato con sopra zucchero, e lo puoi decidere il condimento. Io ho scelto cannella, però poi ci le cacao, cocco e varie. Pagato 7 euro e buon appetito a tutti ragazzi. L'esterno è croccante, l'interno è soffice. Pure volendo si può mangiare anche srotolandolo. Qui a Budapest lo puoi trovare nelle diverse pasticcerie, anche con il gelato dentro, però secondo me è così semplice, è molto più buono, te lo gusti meglio. Speciale. Possiamo anche spostarci verso la cena adesso. Sarà molto unta. Arrivato il langos, quello ungherese classico. Cipolla fresca, formaggio, sour cream e carne. Dici, ti ispira? No. Davvero? No, non si. Hai preso una un po' strana, con il pollo. È una sorta di pizza fritta. Un pasto bello soffice che non ha niente a che vedere con la pizza fritta che si può trovare a Napoli, perché questo si sente che è fritto, si sente che è pesante. È una bella marciata, eh? Eccessivamente unto, però mi sto lavando le mani con l'olio. Mi aspettavo meglio, molto meglio. Spesettina al volo per domani a colazione, che domani mattina dobbiamo uscire presto a casa per andare direttamente alle terme. Olè, spesa con stile.